Attenzione, la conoscenza di funghi si acquisisce tramite studi ed esperienza. Se siete inesperti, portatevi sempre dietro un manuale e se non siete sicuri di ciò che raccogliete, rivolgetevi sempre al personale competente prima del consumo. Detto questo, buona visione. La raccolta dei funghi è una pratica che accomuna moltissimi appassionati di tutte le età. Molti di noi, me compreso, si sono avvicinati a questo mondo grazie ad un parente, vuoi che sia il nonno oppure un babbo o una mamma, e abbiamo ricevuto un'educazione che includeva spesso credenze popolari, spesso scorrette in quanto non basate su nessuna evidenza scientifica. Vediamo nel dettaglio 5 di queste credenze popolari che sono assolutamente false. Numero 1. I funghi nati nei prati sono sicuramente commestibili. Sono sicuramente numerose le specie commestibili che crescono nei prati, tuttavia si continua a credere che i funghi nati nei prati siano tutti commestibili. In realtà non è così. Oltre al fatto che esistono specie tossiche che prediligono ambienti prativi, come ad esempio l'Agaricus xanthodermus o la lepiota cristata che vedete nelle immagini, anche specie legate alle varie essenze arboree possono nascere nei prati. Un fungo può infatti legarsi ad una pianta anche a decine di metri di distanza tramite il micelio o le radici della pianta stessa, così che, ad esempio, possiamo trovare in un prato anche la mortale Amanita falloide e vi assicuro che il consumo di questo fungo è un viaggio di sola andata. Numero 2. I funghi con colori sgargianti sono tossici. C'è chi pensa che i funghi con colori sgargianti come rosso, viola, giallo e chi più ne ha più ne metta siano tutti velenosi. Se questo fosse vero sarebbe un grosso problema perché il colore di molti funghi è estremamente variabile, oltre che intrinsecamente, anche a causa delle condizioni climatiche come ad esempio la pioggia che li dilava o il sole che ne altera le tonalità. La verità è che il colore non ha niente a che fare con la commestibilità, soprattutto per il fatto che i colori non spesso sono dati dalle sostanze tossiche che conferiscono invece tossicità ai funghi. Numero 3. I funghi con morsicature di animali sono commestibili. A volte si sente dire che se un fungo è stato mangiato in parte da animali, come ad esempio lumache, ghiri, scoiattoli, è sicuramente commestibile. Questo è assolutamente falso, in quanto gli animali hanno un apparato digerente completamente diverso dal nostro, così come anche gli enzimi che gli permettono di poter scindere, rompere e quindi non avere effetti tossici dalle molecole tossiche di questi ultimi. E quindi alcuni di loro possono anche ingerire senza complicazioni sostanze per noi tossiche. E questo è un motivo per cui anche funghi velenosi per l'uomo possono riportare morsicature di animali ed essere invasi da larve. È vero che ci sono specie fungine tossiche e commestibili per l'uomo che difficilmente vengono mangiate dagli animali, ma questo accade per altri motivi, tra cui ad esempio la stagione di crescita o la consistenza della carne del fungo. Numero 4. I funghi nati vicino ad altri tossici diventano tossici a loro volta. È molto diffusa l'idea secondo cui se i funghi commestibili si trovano a contatto con specie velenose, queste diventano anch'esse velenose. In realtà questo non è possibile perché i funghi non spruzzano veleno e le tossine non saltano da un fungo all'altro, quindi nessun contatto di questo tipo può avvelenare funghi eventualmente commestibili. Numero 5. I funghi si originano dalla muffa. Quelli che vengono chiamati impropriamente funghi non sono muffe e non si originano sicuramente da quest'ultima, ma sono bensì i corpi fruttiferi di un qualcosa che sta al di sotto della superficie o substrato di crescita chiamata micelio. Quella che vediamo nel bosco, ovvero le tracce di muffa rinvenibili, possono dare un'indicazione sull'umidità del terreno, ma non c'entrano niente con la nascita dei funghi.